Ciao a tutti, benvenuti su Marathimas Book Channel, io sono Elena e oggi parliamo di Campione Gringo di Aura Xylonen, edito Rizzoli. Allora, questo libro mi è stato inviato gratuitamente da Rizzoli, ho letto quasi in anteprima, proprio nei giorni di uscita del libro l'ho letto e ne sono rimasta particolarmente sorpresa in maniera positiva. Il libro è una grande sorpresa sin dalle prime pagine. Però aspetta, prima di parlarvi del libro, prima di partire in quarta, vi faccio il solito riassuntino. Allora, Campione Gringo, Aura Xylonen, è uscito adesso nel 2017, edito Rizzoli Libri. Il libro è di, credo, circa 300 pagine e ha un costo di, non lo so, andiamo a vedere. Ok, allora, Campione Gringo di Aura Xylonen, edito Rizzoli Libri, è uscito adesso, credo il mese scorso. È di 336 pagine, il traduttore è, credo, Bruno Arpaia, che ha fatto un gran lavoro, adesso ne parliamo. Il costo del cartaceo è di 18 euro. Allora, ho preso moltissimi appunti su questo libro, mentre lo leggevo continuavo a scrivere, a prendere appunti. Il primo tratto distintivo di questo libro è la lingua. Il libro parla di Liborio, un ragazzo messicano che scappa dal Messico perché vive una serie di situazioni orribili, di povertà, di degrado. Scappa dal Messico, attraversa la frontiera e arriva negli Stati Uniti, in questa cittadina appunto vicino alla frontiera in cui le culture si mescolano. È non so come dire, il tratto più evidente di questo mix di culture è la lingua, che è un gergo, è lo Spanglish. In realtà non è proprio un gergo, lo Spanglish è più quello che viene definito un code mixing in linguistica, appunto due codici linguistici che si mescolano, ed è la lingua di tutto il libro. La storia di Liborio è un po' una storia a lieto fine per certi versi, e questo la rende un po' una favola, la storia del brutto anatroccolo, no? Che inizialmente questo ragazzino bistrattato, trattato male da tutti, che però trova la sua strada nel mondo. Inizialmente avevo dato anch'io questa interpretazione, infatti ero rimasta un po' delusa. La prima parte del libro mi aveva entusiasmato, poi questa seconda parte in cui le cose sembrano andare più o meno tutte a posto e sembra risolversi tutto, mi aveva lasciato un po' così. Ho detto, ma insomma, la prima parte è quasi di un realismo crudo, sembra quasi un brutalismo quello che utilizza Aura Xylonen, ci parla di tutto, anche delle cose più brutte, più schifose, delle malattie, del corpo ferito e pieno di infezioni di questo ragazzo. Poi nella seconda parte del libro invece sembra di quasi di leggere Cenerentola. In realtà ho riflettuto molto su questa cosa, perché ce l'ho rimasta male del fatto che la seconda parte del libro non mi fosse piaciuta così tanto. Ci ho riflettuto e ho capito, o penso di aver capito, che in realtà non c'è affatto il lieto fine. E questa cosa viene spiegata dal titolo, Campione Gringo. Campione perché il suo posto nel mondo Liborio lo troverà facendo box. Lui è molto bravo a sopravvivere alle risse, quello che ha fatto per tutta la sua vita, è stato picchiato dalle persone e ha cercato come ha potuto di difendersi, per cui incanala questa violenza che è in lui e attorno a lui è ovunque in un'attività in un qualche modo produttiva, e quindi diventa un pugile. Gringo è una parola che i latinoamericani utilizzano in senso spregiativo per indicare gli americani. Quindi Campione Gringo ci dice che Liborio si è lasciato alle spalle il Messico, si è lasciato alle spalle le radici e l'origine ed è diventato un gringo, è diventato un americano. In questo senso questo libro è importantissimo e diventa una denuncia non soltanto di tutto l'orrore che le persone che decidono di emigrare devono affrontare, ma anche di un altro grandissimo dramma, che non è soltanto il viaggio dell'emigrazione, ma è anche ciò che ci si lascia alle spalle. In un momento storico in cui la globalizzazione e la cultura globalizzante spesso
complesso proveniente dall'America, fagocita tutto e rende tutto indistinto e masticato. Il fatto che queste persone da tantissimi diversi paesi dell'America Latina, ma anche dall'Oriente, dall'Africa, vengano in questo Occidente che sembra un'oasi di felicità e lascino perdere le loro origini e i posti e le usanze, le culture, le lingue dalle quali provengono, traccia quasi un percorso di estinzione. Se tutti quanti aspiriamo al modello occidentale, che bello, diventiamo tutti ricchi e felici e plastificati, significa che nel giro di, non so, qualche secolo apparterremo tutti alla stessa cultura indefinita, che in realtà è una cosa priva di identità, e le nostre identità individuali, culturali, di comunità a sé stanti scompariranno. Però insomma andiamo per gradi. Il fatto linguistico, allora, secondo me il traduttore, appunto Aspasia, non mi ricordo se si chiama Bruno, penso di sì, ha fatto un lavoro assurdo. Il libro il libro originariamente è scritto in Spanish, Spanish and English, quindi c'è questa commistione costante di un discorso fatto probabilmente in spagnolo all'interno del quale si incastonano delle espressioni in inglese. In italiano tutto questo viene riportato traducendo la parte spagnola, che credo che sia quella preponderante, in italiano, e lasciando in inglese le parti in inglese. Questo inglese peraltro è un broken English, è un inglese scritto in maniera italianizzata, per cui per esempio fucking non è scritto fucking, è scritto fucking con due c, la h-ing. Secondo me il lavoro di traduzione di questo libro è veramente eccezionale, eccellente, non ho parole per dire quanto io sia impressionata dal lavoro che è stato fatto, proprio soltanto sul tratto linguistico, perché non deve essere stato facile. Questa lingua è emblema di un sacco di cose, non è soltanto un modo di parlare, questa lingua è l'incontro e lo scontro delle culture che si mescolano ma si rifiutano, non so come dire, mi viene in mente quasi il gioco delle onde, no? Che vanno verso la riva e poi c'è la risacca che le respinge indietro, è un po' questo, no? Queste culture di frontiera che si scornano fra loro e a volte si accettano, a volte si rifiutano, ed è molto bello. Poi ho segnato dei punti, ragazzi, perché se dovessi parlarvi di tutte le cose che ho scritto su questo libro non la finiremmo più, quindi ho segnato tre punti: la lingua, e ve l'ho detto, rapporto col corpo, corrispondenza, interiorità, esteriorità. Questa è una cosa molto bella. Liborio è un ragazzo che ha un sacco di malattie, chiamiamole così. Come vi ho detto, lui spesso è vittima, partecipa a delle risse, per cui il suo corpo è martoriato, è ferito, anche durante questo suo viaggio verso l'America ha subito un sacco di danni fisici, per cui è pieno di ematomi, di ferite che spesso si infezionano, credo che abbia anche i vermi dentro, una cosa del genere, quindi tutte questi malanni di Liborio vengono descritti nei minimi particolari da Aura Xylonen, il che fa abbastanza schifo in certi tratti, però è molto molto utile a creare un'atmosfera, a far capire il dolore fisico che spesso trova corrispondenza anche interiore in Liborio. Liborio, come è ferito sulla pelle, è ferito anche interiormente, ha vissuto il maltrattamento, ha vissuto l'esclusione, ha vissuto la perdita di dignità, e quindi anche la sua interiorità è ferita, e questo si manifesta col fatto che Liborio è un ragazzino estremamente diffidente. Lui non concede la sua fiducia, il suo affetto, il suo rispetto a chiunque, anche le persone che lo vogliono aiutare, lui inizialmente le respinge, le rifiuta, perché ha paura che quello slancio, quella voglia di aiutare in realtà si riveli, come si è rivelata in passato, una magagna. In realtà vogliono aiutarmi, mi dicono che vogliono aiutarmi, ma in realtà mi faranno del male anche loro. Per cui bellissimo questo discorso sulle ferite fisiche e non. Poi, ultimo punto che ho segnato, fuga, pellegrinaggio e immigrazione. Questo viaggio fatto da questi migranti
talvolta nel libro viene se ne parla come una fuga, talvolta se ne parla come un pellegrinaggio. Io ho già pubblicato il post sul blog di questo libro e lì nella recensione scritta dicevo che la fuga presuppone che io da qui vada via e basta, il pellegrinaggio presuppone che io da qui vada in un posto per cercare delle cose, delle risposte, per accrescermi in qualche modo e poi io ritorno indietro. Per cui i due concetti di fuga e pellegrinaggio in realtà implicano così diverse, una non implica un ritorno, l'altro sì. Credo che queste due idee non siano messe lì per caso, credo che Auraxilone abbia fatto un ragionamento e che i due concetti presuppongano non tanto un ritorno o non ritorno fisico, quanto un ritorno o non ritorno culturale. La fuga dalla propria cultura, dalle proprie origini, significa che vuoi lasciarti tutto alle spalle e che non ci vuoi tornare mai più. Il pellegrinaggio significa che tu stai andando da un'altra parte perché vuoi avere una dignità di essere umano, vuoi avere un lavoro, vuoi avere come guadagnarti da vivere, però in realtà tornerai sempre lì, tornerai sempre alle tue origini, a quella che è la tua cultura. Io ho letto una intervista fatta da Auraxilone sulla stampa e lei appunto parlava un po' di questo discorso che viene incluso nel suo libro sull'immigrazione, in questo momento fra le altre cose in cui il caro Trump ha tutte queste idee originali sugli immigrati e su come chiuderli dentro delle scatole in modo che siano lontani dagli occhi e lontano dal cuore. E il libro di una ragazza molto giovane, perché credo che lei sia del 95, messicana, che scriva in questo modo è un po' un pugno in faccia. Io spero che Trump, dubito perché Trump non mi sembra proprio un uomo che prende in mano un libro, ma spero che gli arrivi voce di questo libro, perché veramente è un pugno in faccia, perché Auraxilone non dice noi poveri messicani che vogliamo andare in America solo per avere di che mangiare, fa un discorso molto più complesso, dice noi poveri messicani che dobbiamo andare in America per cercare di avere un lavoro e poterci comprare da mangiare, ma in realtà dovremmo restare qui, dovremmo restare in Messico, questa è la nostra terra. Se tutti la svuotiamo, se tutti ce ne andiamo perché sogniamo l'America, sogniamo il sogno americano, scusate la ripetizione, in Messico non resterà più niente, del Messico non resterà più niente. Per cui anche qui una riflessione sull'emigrazione è molto importante. La mia personalissima opinione è che lo scambio culturale sia bellissimo nel momento in cui rispetta le culture. Io posso scambiare tantissime cose con gli altri, ma la mia identità culturale deve rimanere, perché se perdiamo l'identità culturale perdiamo tutto. Ovviamente questa magari è una cosa che molti non condividono, io stessa sono andata via dalla Sicilia, adesso sono a Milano e della mia identità culturale siciliana non resta moltissimo, ma perché in realtà in me non c'era moltissima, cioè già da prima non c'era moltissima identità culturale siciliana, però penso che se io fossi stata una siciliana doc sarebbe stato bello che pur vivendo a Milano potessi mantenere un po' della mia identità culturale. Ho divagato, lo so, penso che questo video sarà lunghissimo e nessuno lo vedrà ed è un peccato perché Campione Gringo, Auraxilone, ragazzi, se vi capita leggetelo perché è molto bello. Detto questo vi saluto, vi rimando alla prossima, ciao!